presentazione dei documenti. Non parlerò di letteratura audiofonica, né parlerò di guide, solamente uno la mostra tra un po', ma individuo, tento di ribaltare quella situazione, dopo due chiacchierature un po' differenti. La prima è, e quindi anche per brevità di tempo, per tentare di individuare alcune chiavi differenti, mi sono fatto e vi propongo alcune domande. Chi sono e come sono considerati i viaggiatori in Sicilia della prima metà dell'Ottocento? Questa è la domanda centrale. Quindi vediamo come il territorio vede i visitatori. Vi dico subito, prima c'era una discussione, credo, che parlava dei polacchi, e vengono visti molto male. I visitatori non vengono proprio sopportati dai siciliani, non perché ovviamente non siano esterofili oppure non vogliono i visitatori, ma diventano sempre oggetto di attività soggressiva. Vengono seguiti, vengono cercati, la loro visita è sempre seguita dalla polizia. Infatti tutti i documenti che ora vi presento, nelle slide nel tempo che ho, presentano sono tutti quanti i documenti della polizia sostanzialmente, nella prima parte. Nella seconda parte sono documenti che provengono dall'archivio notarile di Siracusa, di Catania, di Palermo e di Napoli. Allora, cominciamo a dare qualche spiegazione di chi sono questi viaggiatori. Nella prima metà dell'Ottocento la Sicilia attraversa un periodo molto complesso, ovviamente non ho il tempo di descriverlo, però vi dico solamente che, ovviamente, come voi sapete, nei primi 15 anni noi abbiamo una dominazione sostanzialmente inglese, perché Ferdinando I viene in Sicilia, Palermo acquista, diventa capitale, quindi Lord Bentinck lo costringe a fare la prima costituzione nel 1812. Che c'entra questo con i viaggiatori? In realtà c'entra tantissimo, perché da questa Costituzione nascono tanti problemi. Quali? Il primo è che il territorio può essere venduto. Cominciano ad arrivare i francesi, gli inglesi, che acquisteranno, perché saranno poi i piedi del Zolfo, piuttosto che gli appezzamenti di terreno che verranno strutturati a Marsala, le piantagioni, i vigneti. Quindi l'atteggiamento è molto differente. Io ve lo farò vedere attraverso una pianta, tra un po' per quello che riguarda la formazione delle strade, che è un atteggiamento molto interessante. Allora, la prima slide, che vi fa vedere come vengono visti questi viaggiatori. Allora, qui sono due maltesi, Girolamo Auxilia e Casimiro Zoppardi. Questo tempo lo recupero, però. Forse sì. Allora, Girolamo Auxilia e Casimiro Zoppardi, cosa fanno questo? Il primo è medico, il secondo è il domestico del medico. Cosa fanno? Hanno l'arte di venire da Malta e stare due giorni a Catania. Ma cosa fanno? Vanno a trovare il marchesino di San Giuliano. Questo è un sovversivo, un mazziniano. E quindi c'è tutto l'atteggiamento da parte della polizia di vedere chi sono questi visitatori che vengono a trovare il marchesino. Soprattutto provenendo da Malta. Molte cose ovviamente le ho per scontate, se ci sono delle domande poi... La risposta è il commissario di polizia di Siracusa in questo caso, che mi fa vedere, ovviamente sono documenti presi in diverse circostanze, però mi servono per farvi capire come vengono visti questi stranieri. Allora, c'è una gratifica che viene proposta, perché le guardie li seguivano 24 ore su 24, quindi il commissario di polizia propone all'intendente di gratificare questi poliziotti che li seguono in maniera 24 ore su 24, siamo nel 21. Ma andiamo avanti intentando individuare come vengono seguiti. Lo studio di messaggio relativo alle mosse dei vigilati per mesi di novembre e dicembre. Allora, ogni trimestre, in questo caso, un po' diventerà un po' più eccessivo per quello che riguarda i moti del 20, del 37, del 48 e ovviamente per sud dell'Italia. Ci sono una serie infinita di documenti nell'archivio di Catania, di Siracusa e di Palermo che fanno capire come dove vengono questi vigilati, chi sono, dove vanno, in quale locanda stanno e chi vedono. Vado ancora avanti. Il comune di Pachino, in provincia di Siracusa, oggi oggetto di altri visitatori, di altri sbarchi, è stato quindicinale, ribadisco quindicinale, quindi ogni 15 giorni si faceva questo strato che ci faceva capire i venti, quindi le barche da dove provenivano, cosa trasportavano. Quali erano le problematiche relative al capitano inglese, chi era, da dove proveniva? Vado velocemente. Il passaporto. Questi sono, per quello che riguarda i passaporti, che sono fondamentali all'interno
del viaggio, c'è un ricatto fatto attraverso i passaporti. I passaporti venivano requisiti da ogni intendenza, cioè il viaggiatore arrivava a Siracusa, veniva requisito il passaporto, e per riavere il passaporto, perché non si poteva girare senza passaporto, non si poteva andare a Catania, si doveva pagare un'ammenda. Si doveva pagare anche diverse ammende a seconda di chi aveva preso il passaporto. Quindi diventa una cosa complicatissima girare per le città.